Per noi è una campagna elettorale improntata sul rispetto, sui programmi e sulla visione di città dei prossimi 10-15 anni. Non vogliamo assolutamente più sentir parlare, insomma, di sciocchezze, di colpi bassi, di cose che non hanno senso e che non interessano i cittadini. Noi vorremmo parlare di programmi. Ma noi abbiamo steso e oggi ne daremo dimostrazione a alcuni punti cardine, a partire dalla sanità, dall'incentivo a Camuscia, un programma culturale completamente diverso, un'impostazione anche amministrativa completamente diversa. Vi faccio un esempio su tutti, per esempio io da sindaco non avrò deleghe, quindi rinuncerò a tutte le deleghe se non quella al personale, perché credo che dobbiamo creare una squadra forte, una squadra in grado di dare delle risposte positive a tutti i cittadini. Non possiamo più permetterci di avere persone che accentrano su di sé tutte le deleghe importanti, quindi dobbiamo avere persone che lavorano e lavorano per il territorio. Ma io non posso che ringraziarli, insomma, io sono sempre stato a disposizione del centrodestra, questa decisione del centrodestra unito mi riempie d'orgoglio e di responsabilità, sento tanta pressione sulle spalle, però ecco, fa piacere che hanno riconosciuto tanti anni di lavoro, tanto impegno per il territorio e credo anche qualche risultato nelle amministrazioni dove sono stato partecipe. Il centrodestra è qui, il centrodestra è tutto qui e è unito, quindi tutto quello che non è qui oggi non fa parte del centrodestra. Un ragazzo del territorio che conosce bene il territorio, che fa l'imprenditore su questo territorio e che è riuscito a fare sintesi fra tutti i partiti del centrodestra. Per noi questo è un grande orgoglio sia per la persona che andiamo a proporre ma anche per la coalizione, perché tutti insieme possiamo vincere, come lo stiamo dimostrando, in tutte le città italiane ma anche in tutte le regioni italiane. Per cui c'è grande attesa per questa candidatura, noi siamo tutti orgogliosi di aver portato a fine questa candidatura. Sappiamo benissimo che Cortona è una realtà importante per la Toscana, è al confine con una regione altrettanto importante come l'Umbria, che governiamo anche noi, e che abbiamo bisogno di una persona che possa portare avanti tutti quei progetti che da troppi anni sono fermi, dalle infrastrutture ai lavori pubblici alla sburocratizzazione delle pratiche amministrative, ma anche di avere un filo conduttore con il governo, e questo sicuramente da parte di tutto il centrodestra non mancherà e sicuramente sarà un passo importante sia per la provincia d'Arezzo, dove governiamo ormai dalla seconda legislatura, ma anche per le prossime regionali, per cui il lavoro è importante, tutto il centrodestra compatto in tutti i comuni che si va al voto in Toscana andrà avanti con i suoi candidati sia per vincere le amministrative con i comuni e sia per poi arrivare alle regionali compatti per vincere la regione toscana. L'unione fa la forza, la squadra fa la forza. Nicola Carini ha sicuramente messo insieme una squadra forte, competitiva, vincente, una persona del territorio molto apprezzata, molto stimata, una persona quindi che ha messo d'accordo tutti, perché fa squadra e noi vogliamo una bella squadra che vada a governare questo comune come merita, una squadra vincente, una squadra di amministratori bravi, una squadra come l'abbiamo da tanto tempo in tante altre realtà. Noi governiamo 7 comuni capoluogo in Toscana, governiamo in tante città piccole e medie. Governiamo perché sappiamo governare e le nostre amministrazioni vengono tutte riconfermate. Per questo noi invitiamo a dare una mano a Carini, perché Cortona ha bisogno di un sindaco che faccia squadra e la farà sicuramente. Io non parlerei di rottura. Meoni fa un percorso personale, noi facciamo un percorso di centrodestra. Carini è l'espressione di centrodestra, è espressione appunto di una coalizione unita, unita in tutta la Toscana. Pertanto io non parlerei di rottura, ma parlerei di un percorso, il nostro, e non parlerei di percorsi personali. Ma è la storia che noi vorremmo vedere da tutte le parti, cioè una storia di buonsenso, una storia di sacrifici, una storia di capire che l'Italia vuole un centrodestra unito e che l'unità del centrodestra alla fine è un valore aggiunto. Io vengo volentieri a testimoniare proprio questa prova di maturità dei partiti cortonesi del centrodestra, che invece che arrivare a facili divisioni hanno capito che bisogna essere tutti uniti per un obiettivo comune che spero porti il bene della città. Innanzitutto penso che si sia visto già dalle prime battute, stiamo parlando di una persona posata, di una persona che risponde anche alle provocazioni con il sorriso sulle labbra e che non ha nessun conflitto di interesse particolare, cioè io sono convinto che è sinceramente motivato. Io quello che oggi c'è una mia intervista sul Corriere relativa alla questione dei dossieraggi,
dove dico che è molto difficile per noi trovare persone valide, perché giustamente in pochi dicono: ma io perché mi devo impegnare, che poi finisco spiato, dossierato, inquisito? Ecco, per me trovare una persona di questa statura che ha voglia di impegnarsi per il centrodestra è una grande soddisfazione. Bisogna in certi casi riuscire ad essere un pochettino più aperti mentalmente, ecco, perché alla fine, se le condizioni ci sono, non è che bisogna perdersi in personalismi. Bisogna tenere presente che noi siamo a Roma a cercare di cambiare veramente questo paese, e fra poco di cercare addirittura di cambiare l'Europa. Bisogna riuscire a essere un po' umili e capire che si è parte di un disegno un po' più grande.